E ciao a tutti bella gente, sono Cazzolino Superstar, rieccoci in questo nuovo video su Neverwinter. Oggi andremo a parlare delle casse nella mappa di Avernus. Una volta però che abbiamo sbloccato, tramite la campagna dei caduti, la cittadella. Una volta arrivati qui, oltre finalmente a poter droppare all'uccisione dei vari mostri i favori di Zariel, quindi possiamo cominciare a ottenere quelli, possiamo finalmente arrivare in un posto dove avremo la possibilità con il drop di alcuni reagenti di sbloccare, di creare alcune cacce. Allora, visto che siamo qui nella piazza principale, intanto anche se ne danno pochi, quando potete prendete tutte le missioni che trovate in questa bacheca, dando dagli 80 ai 120 favori, poca roba, però nel mentre che si vanno a fare le cacce o a cercare i vari mob per ottenere i primi reagenti per creare le T1, si fanno comunque sia delle missioni fondamentalmente, perché magari i mostri che dobbiamo cacciare sono anche quelli che fanno parte della missione, è tutta robina in più, perché da questo mercante poi con i favori si possono ottenere diverse cose, come le cacce stesse, cioè i reagenti delle cacce di livello 1, e a volte magari per 50 favori non possiamo prendere un'esca, è un peccato. Quelle missioni possiamo dare una mano, diciamo, in questo modo qui. Allora, da questo mercante ci sono quel che riguarda il ritiro della ricompensa più 3 miliardi, ragazzi, questo è solo per chi aveva a quali tempi completato la campagna o comunque iniziato e ottenuto certi risultati, quindi per noi che siamo andati dopo non c'è nulla. I transform sono degli oggetti di estetica che in teoria mi pare si possano tirare ugualmente, sì, non servono aver fatto la campagna che dicevamo prima, quindi, però sono tanti favori. Mentre l'equipaggiamento, qua troviamo le armi benedette in base alla nostra classe, che si comprano tramite favori, si potenziano tramite favori, e per potenziare serve acquistare dei reagenti. Ci fosse un tasto per tornare indietro, non per uscire, dei reagenti, ovvero questi tre, che servono per potenziare le armi, cioè ne servono praticamente due per tipo, quindi fate i conti voi per i favori che vi servono. E si usano i normali punti di raffinazione, ma non si useranno i classici marchi per le armi e le pietre per le armi, ma questi reagenti, quindi vi consiglio comunque di usare le preservazioni, visto quanto costano in favori, cioè fate conto che per due, perché tocca poter tutte e due le armi, però è un primo set abbastanza buono, gratuito, tra quelli gratuiti probabilmente tra i migliori, tolto beh logicamente le miraggio. La benedizione della duchessa serve solamente per potenziare degli equipaggiamenti che troviamo tramite le cacce o le mappe, possono essere potenziati, ma non vale neanche la pena, perché veramente c'è un surplus di infimo livello, non vale la pena da sprecare 12.000 favori per potenziare quest'arma, giusto per sfizio, quando abbiamo ottenuto tutto possiamo anche farlo, vabbè. E questo è un compagno che svincolato si può vendere, vanno allo slot difesa, precisione, vantaggio, ADPS, comodo, buono, potrebbe essere comodo. Mentre nel reparto destro delle esche di caccia, queste sono tutte le varie esche da caccia, trofei, poi qui segnato esche, ma sono dei trofei di caccia, insomma, per creare le esche. Allora, tutte queste che vedete si trovano uccidendo dei mostri particolari che hanno un simbolo che vedremo poi fra poco, vi farò vedere, ovvero lo stesso che hanno i mercanti che scambiano, dove si possono creare le cacce, in poche parole, lo stesso simbolo, adesso andremo a vedere. E in certi casi alcuni spammeranno così a caso, mentre in altri toccherà uccidere dei mostri specifici per farli apparire, da 3 a 5 mostri, come per i forconi, per le tagliole, per tutte in poche parole, diciamo. Per le zanne, giusto per questo, non penso ci sia bisogno, appaiono così casualmente. Tutti gli altri invece si tocca ammazzare, possono apparire casualmente, ma per velocizzare la rinascita, una volta magari killato, per fargli apparire eccetera, tocca uccidere diversi di grado normale, diciamo così, dei soldatini uguali a quelli che sono questi mini bossetti, come questi mini boss, come vogliamo chiamarli. Allora, ognuna di queste esche, di questi trofei, esche, come vogliamo chiamarle, vanno fuse insieme alle catene sanguinate, quindi le catene serviranno
con tutti, da far reagire con tutte le altre esche. C'è le T1, ovvero le cacce di livello 1, ci sono T1, T2, T3, caccia di livello 1, caccia di livello 2, caccia di livello 3. Con questo si creano solamente le T1, ok? E per crearle servono per forza le catene, questo per forza, da unire con un altro reagente. Una volta che abbiamo ottenuto, che abbiamo fuso questi diversi reagenti qua, una catena con una frusta, una catena con una maschera, una catena con un forcone, eccetera, eccetera, possiamo andare a creare le nostre esche. Namo. E namo. Citazione. Vedete, citazione di chi? No, amico mio. Allora, qua sotto... Eccoli qua. Allora, i mostri che troviamo in giro avranno praticamente un simbolo come, o identico a questo o simile, ma dovrebbe essere identico, ragazzi. Un simbolo come questo vuol dire che quello è un obiettivo di caccia. Allora, il primo a sinistra è della caccia delle T1, questa è per le T2 e questa finalmente per la T3. Ci vuole veramente tanto culo, ragazzi, ve lo dico, non tanto per doppare le prime esche da scambiare con la T1, ma perché, allora, come vedete, io ho su 13 catene farming. Con le, ogni degli altri reagenti insieme alle catene possono dare queste cacce di livello 1. Sono 6 cacce di livello 1. Cosa cura, Yenogu, lo specchietto, i vitici, il bianco corno, la prima corrotta. Il bianco corno, giusto ve lo dico, è dove si può trovare il primo pezzo utile, il corno di Goristro. Può essere utile per tutti, tranne per i tank, fondamentalmente per healer e DPS. Ok, fino per utile. Tutto il resto ci può dare qualcosa di interessante, di utile, diciamo, all'inizio, non di particolarmente importante nelle altre T1, ma più che altro per estetica o in mancanza d'altro, diciamo, o da passare a personaggi secondari. Però ogni caccia, ognuna di queste cacce può rilasciare oltre all'equipaggiamento, che anche l'equipaggiamento non è sicuro, però potrebbe rilasciarvi un reagente. Allora, ogni reagente di ogni caccia va sommato con un'altra, un po' come se fossero le catene e tutti gli altri e gli altri esche che abbiamo visto prima. Ogni caccia di livello 1 può rilasciare un reagente che, unito a un'altra caccia di livello 1, ci permetterà di creare le cacce di livello 2. Ecco qua. Come vedete, questi reagenti non si droppano ammazzando i mostri normali, ma appunto, una volta completate le T1, ogni T1, adesso vedete sono dimezzate le cacce da 6 a 3, ogni T1 può rilasciarci un reagente che ci permetterà poi di creare queste T2. Una volta create queste T2, dobbiamo crearle per forza tutte, ragazzi, e ognuna di queste potrebbe, si va avanti di potrebbe, rilasciarci un reagente che, sommati tutti e tre, quindi ci servirà tutti e tre i reagenti, sommandoli tutti e tre potremo finalmente andare a fare la fantomatica T3, dove qui, sculando, potremmo ottenere la fantomatica ribcage, per esempio, quello che aumenta il 12,5 di critico e di severità critica, man mano che si colpisce o si cura un obiettivo, e la maglietta del potere, insomma tanta roba molto utile. Oppure, ragazzi, tutto questo che stiamo facendo, allora, o lo facciamo per noi, quindi per evitare di consumare, non so, diamanti astrali per comprare quallescenti, o quelle che abbiamo droppate, perché si possono anche scambiare quallescenti o qualsiasi altra cosa scambiabile, anche, non so, i frammenti, quegli arancioni per i collari, per esempio, per le cacce, per direttamente la T3. E oppure per un costo un po' maggiorato per il drop delle T3, ovvero verrete gruppati qualora abbiate le quallescenti e quant'altro, tipo qua vedete questo giocatore sta spammando che vuole comprare, want to buy a ribcage for 8 coals or 55, non mi ricordo come si dice, per 8 quallescenti o per 55 knockbox, quelle le scatole di Knox dove si può tenere il mondo. Quindi dice 8 quale scenti
ho 55 di quelle casse. Want to buy Ribcage in questo caso significa che lui vuole comprarla al drop, ovvero verrà gruppato, se qualora qualcuno accettasse la sua offerta, verrà gruppato e andrà a fare con la persona e il suo gruppo di amici, diciamo, come per fare da testimone, a fare la T3, e in caso di drop gli verrà data la Ribcage o qualsiasi cosa insomma venga richiesta dalla T3. È un po', io non mi fido tanto. È vero che c'è le immagini, il video, poi lo mandi, ma io mi devo imbattire anche con uno che magari gli do, perché insomma questi le vogliono prima, cioè ti guardano il drop, c'è, ti dicono ok, c'è il drop per terra, dammi la roba e io ti do la ribcage o quello che sia. Quindi si tocca andare alla fiducia. Lì in quei casi se lo fate, ragazzi, registrate, fate immagini eccetera, però io non ho voglia, onestamente, di mattina, che non è che sono tutti onesti, ci può essere quello che a fine ti dà un opale nero magari o un rubino, e sì, te lo puoi sputtanare in chat, sono tante cose, dopo la vita in game per una cazzata del genere non vale la pena, però l'idiota c'è sempre, il furbacchione c'è sempre, figuratevi, io ho voglia poi di andarlo a cercare in chat, di mandare alla Cryptic e dirgli sono stato un coglione che gli ho dato la roba, non mi ha dato quello che gli ho chiesto, cioè figuriamoci, con calma, fa parte del gioco, me la farmo e quando lo faccio lo faccio, buonanotte, non c'è problema per me. Però può essere, logicamente, io che onesto lo sono, quindi posso anche dire la vendo, posso vendere man mano, una volta trovata posso anche dire beh, ho i reagenti, li scambio per valute, coalescenti o quant'altro, ok? Allora, questo è quanto riguarda il primo video, cioè, intanto per le cacce. Nel prossimo andremo a vedere dove farmare le catene e come funziona. Cominciamo dalle catene, che è una dei reagenti più importanti, è la base praticamente delle cacce qui ad Avernus. E man mano andiamo a vedere anche gli altri posti dove trovare gli altri mostri, eccetera, 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 eccetera. Cercherò di fare una guida più dettagliata possibile in diversi video, ragazzi. Intanto vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, a iscrivervi al canale se ancora non avete fatto, ragazzi, e attivare la campanellina qualora vi interessassero nuovi aggiornamenti sui nuovi video. Per ora è tutto, ragazzi. Come sempre vi auguro un buon game, fate i bravi anche se siete arrivati ad Avernus, ragazzi, tanto bravi non sarete più, mi dispiace, ma diventerete anche voi, entrerete in modalità squalo, come la chiamiamo noi con il mio gruppo di amici. e niente, beh, in bocca al lupo, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti, ciao.